Buon pomeriggio dalla redazione di Live e benvenuti a una nuova edizione del telegiornale che quest'oggi in primo piano vede la cronaca e vede una notizia che purtroppo ciclicamente torna ad aprire i nostri notiziari, torna ad essere pubblicata sul nostro sito internet, ovvero un'altra, l'ennesima giornata che abbiamo definito ad alta tensione all'interno del carcere della casa circondariale di Canton Mombello a Brescia. Infatti ieri sono stati ben tre gli episodi di violenza denunciati dagli agenti della polizia penitenziaria. Scopriamoli nel dettaglio. Un'altra giornata ad alta tensione nel carcere cittadino di Rio Fischione. In mattinata, un detenuto italiano ritenuto non nuovo a certi atteggiamenti ha aggredito verbalmente e minacciato alcuni agenti della polizia penitenziaria, mentre un detenuto magrebino ha spaccato la cella per futili motivi. Nel tardo pomeriggio, un altro detenuto, sempre extracomunitario, ha aggredito fisicamente un poliziotto. Gli ha strappato dal polso un orologio, spaccandolo perché, secondo la polizia penitenziaria, l'ambulatorio del penitenziario ha posticipato la consegna della crema per i brufoli, ma il detenuto riteneva urgente la sua richiesta. L'agente è stato trasportato al pronto soccorso degli ospedali civili. In una nota, il SINAPE, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto l'immediato trasferimento dei detenuti che si sono resi responsabili dei fatti denunciati e, ancora una volta, al centro delle tensioni ci sono detenuti con problemi psichiatrici. Mercoledì 13 aprile a Roma ci sarà una manifestazione di protesta all'esterno del Ministero della Giustizia per chiedere lo stato d'emergenza delle carceri e provvedimenti urgenti di tutela della dignità lavorativa e del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il SINAPE, attraverso il suo segretario generale aggiunto Antonio Fellone, esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti e augura una pronta guarigione al collega che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Ieri si sono celebrati i 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, cerimonia un po' in tutta Italia, cerimonia ovviamente anche nella nostra Brescia, a Palazzo Loggia, e questa è stata l'occasione per fare un po' il bilancio dell'attività della Polizia di Stato, in particolare in generale della Questura sul territorio bresciano. E è interessante un confronto di quest'ultimo anno rispetto ai dati del pre-Covid. Secondo le parole proprio del Questore di Brescia, Giovanni Signer, c'è stato una sorta di aumento della violenza e dei reati legati appunto alla violenza su altre persone, in particolare evidenziato anche l'aumento della crescita del consumo di droga e l'aumento anche della violenza giovanile. La cerimonia per festeggiare i 170 anni della Polizia di Stato è stata anche l'occasione per fare un bilancio dell'ultimo anno di lavoro da parte degli agenti della Questura di Brescia. Davvero molti i numeri snocciolati dal questore Giovanni Signer, ma di certo ce ne sono alcuni che risaltano, come l'aumento, definito esponenziale, delle persone che fanno uso di droga e gli episodi di violenza giovanile, spesso protagonisti delle cronache. In realtà, se guardiamo la situazione più in generale, il confronto con il periodo pre-pandemia evidenzia una lieve diminuzione del totale dei reati segnalati, per la precisione un -1,36%. Viene però registrato un aumento di circa il 30% delle persone denunciate o arrestate. Come detto, nell'ultimo anno si è verificato un possente aumento dei consumatori di droga rispetto ai tempi pre-Covid. Le segnalazioni alla prefettura sono infatti passate dalle 58 di prima della pandemia alle 101 dell'ultimo anno. Questo significa un più 168%. Se invece ci concentriamo sul tipo di droga, la questura afferma che in questo periodo si sta verificando un aumento della metanfetamina e delle droghe sintetiche. Un altro dato che balza all'occhio, sottolineato dal questore, è il notevole aumento della criminalità giovanile. Prima del Covid i minorenni deferiti erano stati in un anno 34. Negli ultimi 12 mesi questa cifra è arrivata addirittura a 149. Nella maggior parte dei casi si tratta di reati di lesioni dolose, rapine e danneggiamenti. In generale Signer ha dichiarato che si è visto un incremento dei reati violenti nei confronti di altre persone, una violenza che purtroppo finisce per coinvolgere troppo spesso anche gli agenti in servizio. Per rendere l'idea, nel 2018 i poliziotti che subirono lesioni per aggressioni furono soltanto 4. Nell'intero 2021 questo bilancio è cresciuto fino a 19. Il dato però più allarmante è che dal 1 gennaio 2022 al 30 marzo 2022 siamo già a 12, praticamente uno a settimana di media.
Non parliamo ora di violenza, bensì di un furto con scasso ai danni di un bar di Corso Palestro in città. La notizia curiosa però, oltre al furto in sé, qual è? Che il proprietario del bar aveva appena installato un nuovo sistema di telecamere di videosorveglianza e una volta bloccato il frame in cui si vede il volto travisato del ladro, ha deciso di pubblicarlo online per l'identificazione, per sperare di recuperare il maltolto. Questo personaggio è entrato nel mio locale situato in Corso Palestro e mi ha svaligiato il bar, prendendo bottiglie costose, fondo cassa, grembiuli e addirittura zuccheriere. Queste sono parole scritte sulla pagina Facebook Brescia che non vorrei dal titolare di un bar del centro in un post corredato dalla fotografia dell'uomo che nelle prime ore di lunedì lo ha svaligiato. Il titolare del locale lamenta migliaia di euro di danni di merce rubata, ma non solo, visto che il ladro ha scardinato la saracinesca del bar e ha distrutto il vetro dell'ingresso per riuscire ad entrare. Non do colpa ai controlli perché quando il gatto non c'è i topi ballano, prosegue l'uomo, ma spero che queste nuove telecamere possano aiutare a trovare il ragazzo nella foto o addirittura qualcuno di voi che lo possa riconoscere. Una scelta, quella di mostrare online il viso, ben nascosto da cappuccia e mascherina, di chi ha fatto il colpo, che ha trovato d'accordo molti utenti pronti fin da subito a esprimere solidarietà. 2 anni di Covid, restrizioni, chiusure e aperture in orari definiti, tavoli limitati e posti dimezzati, aiuti inesistenti e solo il nostro sudore ha fatto in modo di essere ancora aperti, l'amara constatazione finale del proprietario che spera in qualche modo di riuscire a tornare in possesso del maltolto. Voltiamo pagina e apriamo quella dedicata al Covid-19, in particolare partiamo con le vaccinazioni perché ieri, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina dell'AIFA in merito alla quarta dose, alla somministrazione della quarta dose, Regione Lombardia ha aperto immediatamente il portale di prenotazione. Dopo la pubblicazione della determina dell'AIFA in Gazzetta Ufficiale, da oggi è possibile prenotare la quarta dose, seconda dose di richiamo booster per gli over 80, gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e gli over 60 con elevata fragilità. Le iniezioni partiranno giovedì 14 aprile e potranno essere somministrate dopo almeno 4 mesi o 120 giorni dalla terza dose o prima dose di richiamo. Al momento non è indicata per i soggetti che abbiano contratto il Covid successivamente alla somministrazione della prima dose booster. I lombardi di età pari o superiore a 80 anni, vaccinabili in base al calendario stabilito dal Ministero, sono 519.710, ma questo numero è destinato a salire di giorno in giorno. La vaccinazione di questa platea sarà garantita, secondo la Regione, dai 35 hub vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale, da 370 farmacie aderenti e dalle 6 cooperative di medici di medicina generale. Coinvolti in questa fase della campagna vaccinale, anche 58.000 ospiti dell'RSA e 70.231 cittadini con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti preesistenti di età pari o superiore ai 60 anni. Fra i cittadini elevata fragilità, coloro che sono stati vaccinati con la terza dose all'interno delle strutture sanitarie che li hanno in cura potranno essere già contattati per la somministrazione della quarta dose proprio dal centro specialistico di riferimento. In alternativa, possono prenotarsi per la vaccinazione presso uno degli hub vaccinali lombardi, accedendo alla piattaforma di prenotazione regionale. In questo caso, il giorno dell'appuntamento, il paziente dovrà presentare l'idonea documentazione sanitaria che attesti una delle condizioni di salute indicate sulla circolare ministeriale e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni. Prima dei dati e dei numeri sulla diffusione del contagio che fra qualche secondo andremo a leggere insieme sul nostro sito, vi voglio anche aggiornare invece su quelle che sono state appunto le prenotazioni per la quarta dose. Infatti alle 20 di ieri Regione Lombardia ha fatto sapere che erano pervenute 2.547 prenotazioni a questa seconda dose booster, la maggior parte dei quali, la quasi totalità in realtà, erano lombardi over 80, 2.397, questo numero è praticamente raddoppiato poi da questa mattina, infatti attualmente le prenotazioni sono 5.400 in merito appunto alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid, prenotazioni che l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, si sono aperte proprio nella giornata di ieri. Ora, come promesso, i dati che come sempre andiamo a passare la segna insieme sul nostro sito internet www.laibrescia.tv, ecco qua l'infografica regionale consueta ci dice che i tamponi tornano a crescere, 90.620 ed è
una costante di ogni martedì, 11.669 i nuovi positivi, 12,8% il tasso di positività, che quindi dopo il bollettino del lunedì torna nuovamente a crescere. A livello provinciale 1.471 sono i contagi di Brescia e provincia, ancora una volta secondo dato regionale, Milano è al primo posto con 3.712, segue poi anche Varese con 1.117, poi nessun'altra provincia lombarda supera i 1.000 nuovi casi. Medesimo aumento per quanto concerne i ricoveri, tanto in terapia intensiva quanto in area medica, più 1 in entrambe le voci, 43 posti letto occupati nelle rianimazioni lombarde, 1.105 nei reparti non di terapia intensiva della nostra regione. Crescono purtroppo infine anche le segnalazioni di decessi attribuibili al Covid, poiché nell'ultima giornata in Lombardia ne sono pervenute ben 26. Proseguiamo ora parlando della situazione degli alberghi, delle strutture ricettive di Brescia e della provincia, che escono sicuramente da 2 anni non facili, come tutto il settore turistico e ricettivo, non solo quello alberghiero. Per quanto concerne però gli hotel, sembra che la situazione si sia sbloccata, possa essere in atto la ripresa definitiva, poiché secondo Federalberghi Brescia questa Pasqua insomma sarà un po' come quelle pre-Covid. I dati infatti dicono che le prenotazioni per il momento coprono circa l'80% e oltre di tutte le camere disponibili. C'è una grande soddisfazione, siamo in linea con i risultati del pre-pandemia. Si tratterà di uno dei migliori periodi pasquali di sempre per gli alberghi della nostra provincia. Con queste parole il presidente di Federalberghi Brescia Paolo Rossi ha commentato i risultati raccolti dall'ufficio studi di Federalberghi Brescia riguardo all'occupazione delle camere e delle attività ricettive bresciane, che supera l'80% nei prossimi giorni. Negli ultimi 2 anni, ha aggiunto il presidente vicario Alessandro Fantini, la Pasqua ha rappresentato un periodo complicatissimo, essendo in concomitanza con il lockdown e azzerando così i turisti. Quest'anno finalmente potremo tornare a viverla con serenità, sia in città che sui laghi non siamo distanti dal tutto esaurito e molti hotel lo raggiungeranno con le prenotazioni last minute. Molto soddisfatti quindi gli albergatori bresciani, che comunicano di come si comincino a riaffacciare sul nostro territorio anche i turisti stranieri, in arrivo in particolare dal centro e nord Europa. Dopo il weekend pasquale ci saranno anche le festività del 25 aprile e del 1 maggio. Secondo le proiezioni sembra che i pernottamenti saranno in linea con la Pasqua, confermando di fatto la definitiva ripresa. Prima di proseguire con il prossimo servizio vi do un ulteriore aggiornamento che è arrivato proprio in questi secondi in merito proprio ai numeri delle prenotazioni per le quarte dose. Avevamo detto 1.400, in realtà alle 12.15 di quest'oggi le prenotazioni sono cresciute ulteriormente, 5.724 in totale, di cui come abbiamo detto anche poco fa la stragrande maggioranza relativa agli over 80. Su questi 5.724 gli over 80 che hanno prenotato sono ben 5.432. Proseguiamo ora cambiando argomento e ci dedichiamo alla presentazione del bilancio 2021 di BCC Agro Bresciano, presentazione che è avvenuta nella giornata di ieri nella nuova filiale di Piazza Duomo in città. Tanti segni positivi. Sappiamo tutti qual è stato il PIL del 2021 del paese Italia, e dopo anni di difficoltà ha registrato una crescita importante, e diciamo che tutti questi numeri si sono trasferiti in modo positivo sui dati aziendali. Abbiamo registrato una crescita importante della raccolta diretta, di quella indiretta e soprattutto di quella qualificata, che ha raggiunto, o meglio ha superato il 18%. Una crescita ancora buona degli impieghi in bonus, che si sono attestati di poco sotto ad una crescita del 5% rispetto all'esercizio precedente. Naturalmente ne hanno tratto beneficio anche tutti gli indicatori economici, con una crescita marcata del margine da interessi, del margine dei ricavi da servizi e di conseguenza del margine da intermediazione, e l'utile finale che ha registrato un importo di poco inferiore ai 5 milioni. Per continuare nell'opera di sostegno del territorio, il Consiglio di amministrazione ha appena stanziato 300 milioni da dedicare alla transizione energetica, in particolare 100 milioni da destinare alle famiglie che vogliono riqualificare i propri immobili di proprietà per immettere meno CO2, e lo stesso discorso per le imprese. Abbiamo stanziato 200 milioni a favore delle imprese che vogliono fare investimenti legati alla transizione energetica.
Siamo sempre stati vicino ai nostri clienti e soprattutto ai nostri soci. Abbiamo cercato di andargli incontro, non abbiamo mai detto di no a nessuno, abbiamo aiutati appunto con le moratorie, abbiamo, per i nostri soci siamo stati particolarmente vicini, li abbiamo premiati, li abbiamo coccolati. Lo facciamo da 125 anni perché quest'anno è il nostro 125esimo e continueremo a farlo finché loro ce lo concederanno. In primo piano nella nostra pagina sportiva quest'oggi non parleremo, non vi renderemo conto di un risultato oppure della presentazione di un match, ma l'apertura è doverosamente dedicata a uno dei più grandi campioni del calcio bresciano che ieri ha deciso di appendere i proverbiali scarpini al chiodo, di ritirarsi, di vestire una giacca e di diventare dirigente. Stiamo parlando di Andrea Caracciolo. Dopo 751 presenze fra i professionisti e 257 gol, l'attaccante, l'Airone, dice basta con il calcio giocato. Andrea Caracciolo si ritira, chiudendo di fatto un'era del calcio bresciano e non soltanto. L'annuncio è stato dato dallo stesso giocatore nella sede della Camozia Brescia, sponsor del Lumezzane, ultima squadra che ha visto il bomber calcare un campo da calcio. Andrea Caracciolo chiude quindi una carriera da attaccante di razza e terzo miglior marcatore della storia della B, nonché il più prolifico della storia del Brescia, davanti a De Paoli e a Hubner. Caracciolo non lascerà il calcio definitivamente, ma entrerà a far parte dello staff dirigenziale dell'FC Lumezzane, nel ruolo di direttore sportivo, rilevando quindi Carlo Maria Zerminiani, che diventa direttore tecnico. Quello di Andrea Caracciolo nel calcio giocato è stato un percorso sportivo lunghissimo e ricco di soddisfazioni, durante il quale ha indossato anche la maglia della nazionale italiana. Un percorso cominciato nel settore giovanile del Milan, proseguito al San Colombano, quindi al Como e al Pro Vercelli. Arriva poi l'esperienza in più tappe al Brescia e nel Bresciano, esperienza inframmezzata dagli approdi al Palermo, alla Sampdoria, al Genoa e al Novara. Nel 2018 passa alla Feral Pisalò, mentre nel 2020 sposa il progetto di FC Lumezzane, diventando il capitano della squadra che in due campionati ha raggiunto la Serie D. Da ora, quindi, niente più scarpini, niente più magliette e pantaloncini da gioco. L'Airone ha già indossato la camicia e la giacca d'ordinanza per iniziare la sua nuova vita in un calcio che non può fare a meno di lui e forse viceversa. E allora tantissimi auguri all'Airone Andrea Caracciolo per questa sua nuova vita dietro una scrivania, ma sempre nel mondo del calcio. Ora dal calcio invece ci spostiamo al basket, perché questa sera torna in campo la Germania, turno infrasettimanale per recuperare, ricorderete, quelle giornate che erano state rinviate causa Covid all'inizio del 2022. L'avversario in trasferta sarà Tortona a Casal Monferrato, avversario davvero delicato, partita davvero delicata da affrontare perché Tortona è quarta in classifica, Brescia è al terzo posto. E tra l'altro questa squadra, rivelazione neopromossa, sta cercando di lottare per ottenere l'aritmetica presenza nei playoff. Negli ultimi giorni del 2021 la Lega Basket aveva disposto lo slittamento delle gare del 2 e del 9 gennaio, spostando di fatto tutte le partite della prima giornata del girone di ritorno a metà aprile. Ora è arrivato il tempo di recuperare i match della 16ª giornata, che porterà la Germania Brescia sul campo di Tortona, una delle sorprese più grandi di tutto il campionato di Serie A. Classifica alla mano, la sfida del Paolo Ferraris di Casale Monferrato metterà di fronte la terza e la quarta forza del campionato, seppur staccate di ben 10 punti. Tutto questo testimonia le difficoltà che la Germania Brescia affronterà sul campo dei piemontesi, che sono a caccia degli ultimi punti necessari per conquistare la qualificazione playoff e coronare così una stagione ricca di soddisfazioni. Reduce dal sofferto e prezioso successo ottenuto a Napoli, che ha certificato l'accesso aritmetico alla post-season, la Germania si tuffa verso il nuovo impegno di campionato con la voglia di continuare a stupire e a oliare i propri meccanismi in vista della fase finale del torneo, il tutto in attesa dell'arrivo in città e dell'inserimento nei meccanismi di gioco del nuovo arrivato John Brown. All'andata, disputatasi nell'ottobre dello scorso anno, Brescia si era fatta sopraffare da Tortona, una sconfitta interna arrivata in un periodo non facile. Ora, però, è tutta un'altra musica. Palla 2 prevista per le 20:45 di questa sera al palazzetto di Casal Monferrato, il Ferrari. Se da pochi minuti prima, come sempre, ci saremo anche noi di live con diretta basket, e in diretta proprio dal palazzetto ci sarà come sempre Alberto Banzola, che vi racconterà tutta la sfida di questo importantissimo incontro scontro fra Tortona e Brescia. Ci fermiamo qui con questa edizione del telegiornale. Come sempre vi ricordo che se volete rimanere informati, il modo migliore è rimanere collegati con noi, con il nostro sito www.livebrescia.com.
www.elive.tv, dove potete trovare anche la diretta in streaming di Elive in questo piccolo box, e trovate anche tutti i banner dedicati per iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elive Brescia News ed Elive Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, continuate a farlo, poi questa sera ci ritroviamo con la redazione 18.35 per Anteprima TG e a seguire il consueto notiziario. Buon proseguimento di giornata da tutti voi e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Elive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.